Terapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pefaldina. Come antifurto, per esempio. Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta. Ma no, aspetti, mi porga l'indice. Eh? Ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Per lei. Basta, o sì, mi seguono al commissariato, prego. No, 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 attenzione. No. Basta, ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefetture. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. Che dopo... succede, Paoli? E lei? Cosa si sente? Professore, non le dico, Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Pronto, sono io. Terapia tapioca come se fosse Antani con la supercazzola brematurata, con lo scappellamento a destra. Mi scusi, dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia tapioca che ha avverto la supercazzola? Dei tre. Non mi ha capito bene, volevo dire, dei tre telefoni, qual è quello col prefisso? Ah, quello lì. Grazie. Sorella, col terapia tapioca come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra? No, eh? Pazienza. Scusi, la signorina che è entrata poco fa, che stanza ha? Numero 18. Grazie. Mi scusi, dica lei. Eh? Antani, come se fosse Antani, anche per il direttore, la supercazzola con scappellamento. Come? A destra, per due. Cotte Macetti. Signora, la supercazzola. No, 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 guardi, no, no, non si può mia parcheggiare in il Camposanto, no, non si vuole. Sbiriguda, supercazzola prematurata, eh? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle, le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no, non si può parcheggiare. No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana, o setta. Uh-huh. Intanto trini la confraternita pulitina, eh. Ah, una pulitina. Il reverendo Vernocchi. Ah, perdon. Terapia tapioca come se fosse Antani la supercazzola brematurata con Dominus Viscum Blinda. Come, prego? Terapia sulla supercazzola con scappellamento a destra o a sinistra? No, la cappella a sinistra e a destra. Antibodi. Ma... Che c'è? Blinda la supercazzola con un scappellamento a sinistra o a destra come fosse di pentolone. Non ho capito un cazzo. Ecco. È l'informazione che volevo. Buongiorno. Buongiorno. Ma non avete visto i cartelli di divieto? Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento, terapia tapioca, scappellamento di forestieri? Vabbè, siete forestieri, ma i cartelli di divieto sono internazionali. Glitter, prego. Please. Signora, diretta la supercazzola sotto il tavolo come se fosse uno scappellamento sempre dritto. Muchas gracias. Dankeschön. Carmencita, amore mio, io sono uomo d'affari. Blinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni. Tapia tapioca, tapioca terapia, dollari di sterline, allaccia scarpa, scarpa allaccia di coda albergo. Ma tu? Piacere che si trovi bene qui da noi. Ma le ricordo che per gli ospiti c'è un apposito telefono a gettone nell'atrio. Sì, ma la sfiricuda della sbrindellona, come se fosse Antani, come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Faceva du-du. In che senso? Nel senso anafestico. Eh sì, forse per handicappo di altitudine, no? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? No, no, non era troppo alto. Forse non hai capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, col dito come se fosse andando su o giù o su, segua col dito. Vede, se va giù non va su, se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo. Che c'è? Guardi, le avevo ritagliato l'articolo sulle antiche leggende del Casentino. Ah, interessante. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po' di Casentino che perdura anche come cappotto, vede? Mi importa sega.